Sono spesso stato accusato di non riuscire a trasmettere entusiasmo quando mi parlano di qualcosa oppure quando ricevo un regalo. Infatti credo di essere la persona peggiore a ricevere regali, per quanto una cosa mi piaccia, e quindi spesso mi sento anche un po' a disagio quando queste cose succedono. È per questo che ho deciso di mettermi alla prova di fronte a voi facendo una cosa che su YouTube va un sacco in realtà, però io personalmente non l'ho mai fatta, ma ci sono un sacco di persone in tutto il mondo che comprano cose da Amazon o siti vari e poi se le scartano di fronte alla telecamera per far vedere a tutti com'è il contenuto della scatola e tutte le cose che si trovano dentro. In realtà non è esattamente questo quello che voglio fare, però volevo mostrarvi un pacco comunque. Ce l'ho qui. C'è scritto fragile, io in realtà so già cosa c'è dentro, quindi forse questo potrebbe influire sulla mia manifestazione di entusiasmo. Tra l'altro non mi sono dotato di forbici o di nessuno strumento che potrebbe facilitarmi l'apertura. Questo pacco ci è stato inviato da Torino, da Andrea in arte Conetto. Poi vi metterò tutti i suoi link nella descrizione, perché lui è un artista che vive a Torino, segue il progetto Together sin dall'inizio e sin dall'inizio ha manifestato la sua intenzione di voler collaborare e contribuire al progetto. Però purtroppo le distanze che ci separano sono quelle che sono, perché comunque Torino non è proprio dietro l'angolo rispetto a Roma, e quindi ha deciso di realizzare una tela soltanto per noi e di inviarcela via posta. Quindi che figo, grazie, grazie mille Andrea, vado Non ci riuscirò mai. Chiavi? Scatola di scarpe. Sì, Andrea indossa il 49. Sono dei tenditela. Ah, ho capito anche dove si mettono, perfetto. Questi sono i suoi loghi. Tra l'altro Andrea fa un sacco di cose fighissime, poi vi metto tutte le info nella descrizione. Gentilissimo. Ta-da! Ce l'ho fatta. Partiamo dal retro, dove c'è scritto il titolo dell'opera. Non so se intanto sbirciola, la vedo anche un pochino. Che si chiama Incontro, pensata e disegnata esclusivamente per Together, perché questo è un luogo di incontro, si sa. Wow. Fighissima. Io la interpreto un pochino, adesso faccio anche il critico d'arte. La interpreto un pochino come il giudizio universale, dove le due dita si toccano. Qui non ci sono dita. Questo è un disegno realizzato in Uniposca e Molotov, che quando Andrea me l'ha scritto su in privato ho fatto il figo non menzionando nemmeno il fatto che ovviamente non avessi idea di cosa fosse una Molotov a parte la bomba. Quindi in realtà non so cosa sia, però il risultato è indubbiamente fighissimo. Grazie mille Andrea. In realtà Andrea ci ha spedito questa sua opera un po' di tempo fa, ma l'unico motivo per cui ancora non ve la mostravo è perché fino adesso le mura di Together erano occupate da un'altra esposizione fotografica di un'altra artista messicana, Ana, che ci ha cercato su Google, era in giro per l'Europa a mostrare le sue foto. Il suo progetto si chiama ancora Il piacere dell'incontro. L'unica tappa italiana è stata a Roma e ha scelto proprio Together per questo posto. Ci ha detto che cercando roba tipo centro cultura Roma siamo venuti fuori noi su Google, e quindi io ho ipotizzato ovviamente che al secondo posto ci sarebbe stata roba tipo Cappella Sistina, Colosseo. Però vabbè. La mostra è una metafora di un'acqua come si asciuga quando va da sola, una goccia, e quando ci mettiamo insieme come le persone vengono la felicità, la vita e tutti quanti. Siamo così. Sì, siamo più felici e ci mettiamo insieme con tutti quanti, siamo diversi. Ana è stata qui, abbiamo invitato un po' di gente, infatti se ci seguite su Facebook e su Twitter sapete esattamente di che cosa sto parlando. Abbiamo invitato un po' di persone e c'è stato un bel incontro, appunto. E tra l'altro volevo darvi un'altra opportunità per venire a trovarci. Questa persona qui, camuffata
ad hoc, ci ha promesso una visita a breve. Infatti ci incontreremo con lei, Sistiana, sicuramente molti di voi la conosceranno. Se non la conoscete andate a dare un'occhiata al suo canale, ma mi sembra strano. Ha detto che sarà qui con noi il 31 maggio, quindi sabato 31 maggio, quindi se avete voglia di sfruttare questa occasione per venirci a trovare per la prima volta, nella descrizione di questo video trovate tutte le informazioni necessarie per sapere di che cosa si tratta, per sapere come e quando arrivare e tutta una serie di piccoli dettagli che magari potrebbero esservi utili, se tipo portate da mangiare, portate da bere, almeno abbiamo qualcosa da stuzzicare, non avremo la gola secca per tutto il tempo. Va bene, tutti i link sono nella descrizione, vi invito a fare come ha fatto Andrea e quindi a continuare a contribuire a questa casa in continua evoluzione, che è casa di tutti, inviandoci le vostre cose, magari come ha fatto Andrea via posta se non potete essere a Roma, oppure fatelo semplicemente tramite Facebook, inviateci le vostre foto, le vostre opere, qualsiasi cosa, magari se riusciamo potremmo pensarci noi a stamparle e ad appenderle da qualche parte in giro per la casa. Quindi grazie a tutti per aver guardato, qui da Together è tutto, al prossimo video. Thank you.